Dai, andare in zattera è divertente. Voglio rifarlo anche domani. Ormai non deve mancare molto. Dovrà pure esserci un distintivo per il rafting. Io lo meriterei. Ehi, andare in zattera è divertente. Voglio rifarlo anche domani. Guarda, ci siamo quasi! Ehi, sbrighiamoci! La casa si sta allontanando! Non credevo lo sapessi fare! La casa del signor Fredrickson è vicina, afferrala! Ehi, mi sto già divertendo! Presto! Salviamo la casa del signor Fredrickson! Non avere paura, saltare è semplice! Ora non mi va di saltare, mi fanno male i piedi! Ehi! Una carrucola! Forse dovremmo provarla! Un esploratore della natura non si arrende mai! Ehi! Una carrucola! Ne parlava il mio manuale da esploratore della natura! Aspetta, dobbiamo ancora recuperare la casa. Ce l'hai fatta, vai così. Vuoi che metta in pratica il mio addestramento da esploratore? Tanto lo farò comunque. Continua così, esploratore della natura. Presto! La casa sta per volare via. Come hai fatto? Questa torcia, vero? Ah, ah!
così. Posso farcela, ne sono sicuro. Geronimo! Già? C'è mancato poco. Ehi, proprio come spiega il manuale dell'esploratore della natura selvaggia. Dobbiamo collaborare. E infatti ci siamo riusciti. Meritiamo il distintivo di assistenza agli anziani per aver salvato la casa del signor Fredriksen. Ora possiamo usare la casa per salvare i pulcini di Kevin. Ehi, lo sai che te la cavi benissimo? Possiamo giocare agli esploratori quando vuoi. L'avventura è laggiù! Wow, hai tutti questi bambini che ti cercano, con nuove idee per le avventure e tutto il resto. Devo passare più tempo con te. Ciao, io mi chiamo Kendra. Mi hanno detto che te la cavi come esploratore della giungla. Giochiamo con Up. L'avventura è laggiù, giusto? Bene, io sarò Doug. Non ridere, Doug è un mito. Scoiattolo. Abbiamo volato con la casa fino al dirigibile, dove salveremo i pulcini di Kevin dalle grinfie di Mans. Ci intrufoliamo a bordo e seguiamo Kevin dentro il dirigibile. Lei riesce a fruttarne l'odore, ci porterà dritti da loro. Ma i pulcini di Kevin sono stati chiusi nelle gabbie. Lei non può aprirle, dobbiamo aiutarla. Non preoccuparti, pulcino di Kevin. Salveremo te, i tuoi fratelli e le tue sorelle, perché vi vogliamo bene. Tu riesci ad aprire la gabbia? Perché con le mie zampe non ci riesco. Voi siete forti. Ciao, mi chiamo Doug. Catturate i ladri e portateli da me. Hai quasi completato la tua missione speciale. Quella corda ti reggerà, ne sono sicuro. Mi piace saltare, soprattutto quando posso saltare sugli scoiattoli. Ci sono degli scoiattoli. Voglio quei ladri, non tollero. Perdici, guardarti è stato uno spasso. Voglio tutti i cani in stato di allerta! Doppia razione per chi mi porta gli umani! Puoi scivolare giù lungo la corda, non c'è pericolo, credo. Te la cavi proprio bene. Se tra voi non c'è nessun cane degno di questo nome, gentile e hai un buon odore. Ho l'impressione che molto presto dovrai arrampicarti. In effetti qui ci sono pochi scoiattoli. L'hai notato anche tu? Li ho trovati! Ci sono degli umani! Ti prego, fai presto! I pulcini hanno bisogno di noi! Sono un bravo cane. Ti riporterò le cose che lanci solo se vuoi. Dirigibile. Capito? Contattate il padrone! Abbiamo trovato le mani! Ora salviamo i pulcini, per favore. Io mi occupo delle cose da cani, tu di quelle da esseri umani, ok? Devono fuggire. Posso pensarci io? Posso? Se raggiungono le cose, scappano. Io mi occupo delle cose da cani, tutte quelle da esseri umani, ok? Oh, se vuoi, posso pensarci io.
Ai pulcini serve il nostro aiuto e noi li aiuteremo perché per noi sono importanti. Abbiamo trovato gli umani! Proprio dove li vorrei! Vorrei farlo io al posto tuo, perché ti voglio bene. Quegli umani non devono fuggire! Sarebbe un grande piacere se lo lasciassi fare a me. Ti prego, fai presto! I pulcini hanno bisogno di noi! Devono restare all'interno! È un ordine! Non mi piace per niente non sapere cosa fare. Io mi occupo delle cose da cani, non di quelle da esseri umani, ok? Degli esploratori! E vedremo chi è il Milan. Se tra voi non c'è nessun cane degno di questo nome, chi fermerà i ladri? Ma li abbiamo già salvati, i pulcini? Non avrete mai ciò che mi spetta di dire! Siamo in missione speciale per salvare i pulcini e non vogliamo indossare il cono della vergogna! Se tu fossi un cane, saresti il capobra! I cani non devono lasciare il dirigibile! Sono stato chiaro! Ciao, ti ho appena conosciuto e già ti voglio bene! Perdici, hai quasi completato la missione speciale! I ladri non devono abbandonare il dirigibile. È stato fantastico, capito? Davvero fantastico. Tutto bene laggiù? Per di qua. Salta, 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 salta. Mi piacciono quei pulcini. Per favore, aiutami a salvarli. Sono così felice che tu stia bene, e che Mamma Uccello stia bene, e che i pulcini di Mamma Uccello stiano bene. Voglio salvare altri pulcini. Sono piccoli, piccoli e così indifesi. Stiamo tutti bene. Salve, è stato grandioso. Siamo una squadra perfetta. Prima o poi dovremmo rifarlo. Che ne dici? Non dimenticare, l'avventura è laggiù. L'avventura è laggiù. Almeno così dice uno degli altri bambini. Dai un'occhiata qui intorno. Non dovrebbe essere lontano. Sei qui per giocare con Up, vero? Bene. Ah, io mi chiamo Andrea. Il signor Fredrickson è troppo divertente. Mi ricorda mio nonno. Così hai fatto atterrare la casa e hai salvato Kevin e i suoi pulcini, giusto? Solo che, indovina? Il dirigibile di Manzer è seguita nel canyon. Chiaro? Ora il dirigibile scende in picchiata e aggancia i palloncini, trascinando la casa con sé, in cielo! Kevin! I pulcini! Recuperiamo la casa! Il dirigibile!
invincibile! Se ne va con casa mia! Mi piace a camminare, perché dovrei... Stai andando forte! Sul serio! Dovremo arrampicarci lassù, vero? Quell'uccello e i suoi pulcini! Quell'uccello e i suoi pulcini sono... E va bene, lo ammetto, sono stupito! Una carrucola, eh? Ah, fantastico! Speriamo di non fare danni. Vediamo che fine farai senza la tua previsione a casa! Quell'uccello! Chiaro? Ora è mio! Senza fare storia. Quando tutto questo sarà finito, ti proporrò per un qualche premio. Non riuscirai a riprendere la tua casa, capito? Ehi, sei fortunata! Ho appena fatto gli esercizi per la schiena. Il padrone sarà soddisfatto. Dobbiamo raggiungere la casa. Per favore, non potremo accelerare il passo. Il dirigibile sta per andarsene. Non rivedrei più quello che ho preso per voi. Ora è mio. Sei stata grande, grande. Ma che mi prende? Ho promesso a Ellie che avrei accudito la casa. E non intendo arrendermi proprio ora. Vengo a prendermi, umani! Se ti arrendi senza fare storie, potrei dimenticare... Fai così! Basta! State colpendo il dirigibile! Sono davvero colpito! E non lo dico per dire... Permesso, fate passare un anziano. Vediamo che fine farai senza la tua preziosa casa. Se mi rubi quegli uccelli, ti darò la caccia fino in capo al mondo. Senza fare storia. Guardami, Ellie! Sto volando! Dimenticare tutto! Non mollare! Non posso farcela senza di te! Raggiungiamo la casa prima che sia troppo tardi. Se mi rubi quegli uccelli, ti darò la caccia fino a incominciare il lavoro di tutta la mia vita, patetici quadrupedi. Hai per caso un po' di pomata? Inizio ad avere problemi di lombalgia. Il dirigibile si sta allontanando! Bravissimo!
avete in testa? Non colpite il dirigibile! Arrenditi! Non sogno ghiacciato! Facciamo bravo! Ecco che cosa succede quando gli umani ingaggiano un duello aereo! Forza! Raggiungiamo la casa prima che sia troppo tardi! Resto di questo... Ma che vi prende? Lo state facendo apposta? Quell'uccello e i suoi pulcini! Quell'uccello e i suoi pulcini sono miei! Unz è matto! Questo dirigibile è sprecato! Tranquilla, Kevin. Ora sono al sicuro. Se ti arrendi senza fare storie, potrei dimenticare tutto. Questo è quello che chiamo il buon vecchio gioco di squadra. Te grazie. Senza di te non avremmo mai salvato i pulcini di Kevin e la nostra casa. Mamma mia! Non mi ero mai divertito tanto. Possiamo giocare con Up quando vuoi. L'avventura è qui che ti aspetta. Hai conosciuto tutti i bambini del parco. È fantastico! Ma non credere che il divertimento sia già finito. Ci sono ancora molte cose da fare. Torna a parlare con loro. Sapere la verità, sei stata incredibile! L'obiettivo dovrebbe essere quello, giusto? Questa è stata la cosa in assoluto più incredibile che abbia mai visto in tutta la mia vita. Sul serio!